Due settimane fa abbiamo parlato della storia di Windows, sistema operativo di Microsoft che ormai ha circa una quarantina d'anni. Nonostante Windows abbia avuto un impatto importante sul mercato consumer, dal mio punto di vista è nulla rispetto all'impatto che ha avuto Unix, che tra l'altro, come vediamo, nasce almeno un decennio prima di Windows. La storia di Unix e DC vanno di pari passo e quindi vi consiglio di andare a recuperare questo video anche perché citerò gli stessi personaggi. Siamo alla fine degli anni 60, l'IMT, la General Electric e la Bell Labs si sono uniti per fare un sistema operativo per il loro mainframe, chiamato Multics, che sta per Multiplexed Information and Computing Service. Multics era scritto prettamente in assembly e la sua caratteristica principale era il time sharing, ovvero la ripartizione del tempo che permetteva a diversi utenti di utilizzarlo contemporaneamente. Oggi è una cosa scontata, ma negli anni 60 non lo era. Ken Thompson, che aveva lavorato a Multics, iniziò a lavorare alla sua sistema operativo, iniziando a fare dapprima un nuovo file system e un sistema di paginazione. In questo canale io ancora non ho trattato l'argomento della gestione della memoria e non voglio ovviamente affrontarlo in questo video. Però lui iniziò da questi due componenti e via via iniziò ad aggiungere roba, tipo l'introduzione del concetto di processi, una linea di comando e qualche utilità di sistema in più. È qui che nacque questo, diciamo, nuovo sistema operativo. La domanda è: ma perché Ken Thompson fece il suo sistema operativo? Perché vedeva Multics molto complicato. Infatti, l'idea era quella di fare una versione di Multics migliorata, ma anche semplificata. Nel giro di pochi mesi, nacque questo nuovo sistema operativo, che venne successivamente chiamato Unix, che viene da Uniplexed Information and Computing Service. Poiché era inizialmente un sistema operativo, non ci crederete mai, single task invece che multitask, come quello di Multics. A questo punto della storia, la Bell Labs si era ritirata dallo sviluppo di Multics, visto che i suoi dipendenti, tipo Ken Thompson, stavano lavorando a questo nuovo prodotto di nome Unix. Gli anni passarono e Unix continuò a crescere talmente tanto che per mantenerlo hanno addirittura inventato un linguaggio di programmazione fatto apposta perché fino a quel momento era scritto in assembly per la maggiore. Ecco che qui nacque sì, ma questo lo sappiamo già, vero? Sì, era importante, non solo perché aiutava nel mantenere un progetto complicato quale un sistema operativo, ma serviva anche per aumentare la portabilità del codice, visto che era scritto in assembly e quindi era dipendente dall'architettura. Poi, nel 1973, arrivò un punto di svolta che vedremo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io come al solito sono Valerio e oggi vediamo la storia di uno dei sistemi operativi, dal mio punto di vista, più importanti della storia dell'informatica, ovvero Unix. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa è successo nella storia di Unix. E quindi, cosa accadde nel 1973? Accadde che Unix venne presentato al mondo nel corso del simposio sui sistemi operativi, perché fino a quel momento Unix veniva utilizzato solamente all'interno della Bell e della AT&T. Però quando venne presentato, alle persone iniziava a piacere e quindi lo volevano comprare. Tuttavia, nonostante che Unix fosse un prodotto della Bell Labs, loro non potevano venderlo. Il motivo era molto semplice. La Bell Labs aveva avuto un ordine da parte dell'antitrust nel 59 che le proibiva di fare affari al di fuori del suo campo, che sono le telecomunicazioni. È un po' come se domani la TIM se ne esce e vuole vendere un loro sistema operativo. Lo possono fare? Penso di sì. Però all'epoca la Bell aveva questo ordine da parte dell'antitrust americani e non poteva farlo. E quindi, quando fu presentato al mondo e veniva richiesto, lo davano gratuitamente e facevano solamente pagare il costo del supporto in cui veniva, diciamo, dato, tipo il dischetto oppure i nastri, e facevano pagare anche la spedizione. Adesso, secondo la leggenda, quando i nastri e i dischi venivano inviati,
poiché venivano fatti da Ken Thompson in persona, si narra che lui lasciava una nota con su scritto: con amore, Ken. Che tenero. Queste versioni di Unix che venivano rilasciate all'esterno della Bell Labs venivano chiamati Research Unix. AT&T però voleva capitalizzare su Unix, quindi farci dei profitti, e quindi quello che fece negli anni 80 è stata quella di prendere Unix, sviluppato da Thompson e dagli altri suoi amici, lo hanno mischiato con altre versioni di Unix che venivano sviluppate all'interno dell'AT&T, e con un po' di zucchero, cannella e tutte le cose belle delle super chicche, venne fuori System 3, che veniva venduto sotto licenza. Adesso qualcuno mi potrebbe dire: ma non poteva, perché c'era quell'ordine dell'antitrust. In realtà sì, perché il decreto dell'antitrust, da quello che ho capito, ma io qua su robe legali non è che ci capisco molto, riguardava la Bell System, azienda che stava sopra la Bell Labs, e non riguardava, da quello che ho capito, AT&T. E quindi AT&T poteva venderlo e darlo su licenza. Poi nell'83, per varie vicissitudini, addirittura anche il decreto dell'antitrust decadde, e fu appunto in quell'occasione che venne rilasciato System 5. E il fatto che veniva commercializzato lo rendeva a sorgente chiuso. Questo fece arrabbiare quest'uomo che vede qua, Richard Stallman, che avviò il movimento della Free Software Foundation. Ma questa è la storia per un altro video. Ora, la storia di Unix è parecchio complicata, perché ancora non vi ho parlato di BSD. E quindi dobbiamo fare un grosso passo indietro. Quando vi dicevo che Unix veniva dato quasi gratis, cioè pagando solamente il costo dell'spedizione del disco, veniva anche fornito col codice sorgente. Come vi dicevo poco fa, arrivò anche in parecchie università, tra cui alla Berkeley, che crearono quella che si chiamava la Berkeley Software Distribution, BSD, che inizialmente era semplicemente Research Unix con qualche funzione in più che serviva ai matematici dell'università. Man mano che passavano gli anni, vennero aggiunte più funzionalità, soprattutto quando Ken Thompson si prese un anno sabbatico e andò alla Berkeley come professore in visita. Aiutò il dipartimento a installare Unix e anche ad aggiungere qualche funzionalità in più a quello che poi sarebbe diventato BSD. Ma quando AT&T iniziò a vendere Unix e quindi diventò un software proprietario, BSD, che conteneva il codice originale di Research Unix, aveva bisogno di essere venduto con licenza. E questo infatti non era più sostenibile, perché loro lo volevano dare gratis. E infatti lo sviluppatore BSD, Keith Bostick, si mise tanta pazienza e iniziò a reimplementare BSD, togliendo tutto quel codice derivato da Research Unix, che era purtroppo sotto licenza. Ci impiegò 18 mesi, ma BSD era stato completamente ripulito da quel codice proprietario. Ma mica la Berkeley era stata l'unica università a farsi il suo Unix con Blackjack e squillo di lusso. Alla Carnegie Mellon University svilupparono un kernel chiamato Mac, che assomigliava tanto a Unix. Oggigiorno questo kernel si trova dentro macOS, e sì, macOS di Apple è molto affine a BSD. Infatti derivano dalla stessa famiglia dei sistemi operativi ispirati a Research Unix. Anche Microsoft aveva la sua versione di Unix, chiamato Xenix, che poi non venne più continuato per paura di non poter competere con le altre versioni di Unix che venivano rilasciate a quei tempi, tipo System 5. E cosa accade dopo a Microsoft? Beh, ve l'ho raccontato in questo video, andate a ripescare dopo che avete finito qua. Arrivando negli anni 90 e accade qualcosa a Unix. Bene, semplicemente saltò fuori Linux. Ma la storia di Linux è per un altro video. Però quello che accade è che Linux via via andò a sostituire Unix nei server in cui veniva utilizzato. Adesso qua la storia si fa molto complicata, perché AT&T vendette i diritti di Unix a SCO. Si susseguirono da quel punto tutta una serie di cause legali che non vi sto a raccontare qua per il semplice fatto che io di legge continuo a non capire niente. E quello che ci resta di Unix ai giorni nostri lo ritroviamo in questo diavoletto, BSD. Benissimo, pinguini! Ovviamente la storia di Unix non finisce qua, perché prosegue con quella di Linux e di macOS. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. Andatevi a ripescare questi video, tra cui quello in cui parlo di Windows. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, amici.